Mi aspetta, cari amici di viaggiinbici.com, una due giorni in bicicletta sicuramente affascinante. Sono in Abruzzo a pedalare sulla ciclovia della Costa dei Trabocchi, 42 km completamente segnalati che portano da Ortona sin quasi a Vasto, quindi tutta la costa sud abruzzese. È un viaggio organizzato, il nostro, assieme agli amici del GAL, il gruppo di azione locale Costa dei Trabocchi, voluto proprio per valorizzare questi splendidi percorsi. Promontorio Punta d'Erci, prima tappa di questo itinerario, assieme a Carlo Ricci, il direttore del GAL. Carlo, uno spettacolo qui. Hai visto che paesaggio costiero? Beh, qua siamo proprio sulla Punta d'Erci, al centro della riserva naturale. Questa è la ciclovia costiera meravigliosa in tutte le sue parti. Qua siamo nel lato sud, se si va più a nord c'è il territorio dove prima passava la ferrovia, quindi con i trabocchi messi in serie uno dopo l'altro. Quindi da Ortona a Vasto tutto perfettamente salvo, tutto ciclabile. Sì, ma non solo, i luoghi più interessanti per la cultura, per la natura, sono nell'entroterra. E per raggiungere tutto questo in bici noi abbiamo organizzato la rete ciclabile dei trabocchi. Quindi una rete anche interna, non solo costa ma anche entroterra. Di percorsi che corrono lungo le ciclabili naturali, con 10 bretelle e un percorso transcollinare che costeggia la costa. Questo permette di raggiungere tutti i luoghi del primo entroterra della nostra costa. Il trabocco quindi è l'elemento più caratteristico e peculiare di questa ciclovia, sì, ma non c'è solo quello. Perlomeno dal punto di vista del paesaggio, ma non solo quello, borghi d'arte, castelli, vigne strepitose e vini che vale la pena di assaggiare. È tutto un lavoro che abbiamo fatto sulla mobilità sostenibile, quindi ci sono le bike station dove è possibile avere la bicicletta se si esibisce il biglietto del treno, cioè se si viene al mare con il treno si può avere una bici a un prezzo politico di 5 euro a giornata. Poi ci sono gli orari di tutti i mezzi pubblici per lasciare la macchina a casa, gli autobus col portabici per chi ha la bici muscolare che risalgono a Lanciano e a Vasto per tornare indietro. Andiamo a pedalare allora. E dai. Andiamo. Quello che c'è giù è un trabocco, è attualmente privato ed è uno dei pochi trabocchi che non è diventato ristorante, perché il discorso del trabocco ristorante è una cosa molto moderna, in realtà è una macchina da pesca. Questa qui giù è la spiaggia selvaggia, come potete vedere, senza stabilimenti, alcun tipo di servizio, di Motta Grossa, e noi stiamo percorrendo la vecchia ferrovia che passava qui e che adesso è stata spostata all'interno ed è diventata la Via Verde che tutti conosciamo. Pista ciclabile. Ascoltarci in bici oggi è Andrea, una delle guide. Che servizi si deve aspettare il cicloviaggiatore che viene sulla Costa dei Trabocchi? C'è il servizio di assistenza mobile per chi rimane in panne. Sono tanti noleggiatori che noleggiano svariate tipologie di bici. A parte la descrizione del territorio, che qui come puoi vedere è veramente variegato, ci sono vari tipi di spiagge, vari tipi di natura, di trabocchi, ma soprattutto servono a garantire il servizio di assistenza per chi viene anche con la sua bici, che magari può avere un problema. A proposito di assistenza, le biciclette a pedalata assistita hanno avvicinato molti a questo genere, certo. Ma a livello di grado di difficoltà tecnico dei percorsi, come siamo messi? Chi può venire qui sulla Costa dei Trabocchi e sui percorsi interni e chi invece magari ha bisogno di più preparazione? Qui sulla Costa dei Trabocchi ci può venire veramente chiunque, tant'è che potremmo incontrare delle city bike anche su un percorso come questo. Non è l'ideale, ovviamente si parte dalla gravel in poi, ma parlo del percorso di Punta d'Erci. Il resto della ciclabile è asfaltato, quindi può essere percorso veramente con ogni mezzo, anche con la bici da strada e anche mountain bike. Non eccessivamente tecnica. Non eccessivamente tecnica, ma chi vuole c'è anche il tecnico. E qui la guida può servire. Sì. Vi indicano con il numero del percorso che stai affrontando, che è ribadito anche sulla cartina generale. Vengono messi nei punti un po' critici. Questo sistema è stato progettato per essere seguito in particolar modo con lettori di tracce GPS, però comunque ci vuole sempre l'aiuto visivo, come conferma, ma anche per chi non ha, magari ti si scarica il telefono, è sempre un di più. E per chi ha una vocazione ancora più fuori stradistica, i percorsi della Costa dei Trabocchi hanno anche qualche bel pezzetto tecnico da mountain bike, roba da divertirsi, ovviamente tutte con affaccio sul mare.
dietro, per l'entroterra, tutte le località sono raggiungibili attraverso queste bretelle che di tanto in tanto si incontrano e permettono di raggiungere le città di Vasto, Lanciano, tutti i posti più importanti. E a Rocca San Giovanni facciamo sosta e facciamo conoscenza di Rinaldo che ci spiega cosa sono questi trabocchi. In realtà sono delle macchine da pesca e venivano costruite tanti anni fa su queste scogliere della costa di Trabocchi, oggi la conosciamo in questa maniera. L'obiettivo era solo quello di pescare sugli scogli, sulle punte che dalla riva andavano dentro il mare per alcune decine di metri. Lì si concentrava il passaggio dei banchi e quindi doveva essere sicuramente molto più pescoso rispetto ad altri passaggi costieri. Grande rete che ovviamente originaria del trabocco e scendendo e risalendo dal fondo del mare, 3 metri e mezzo di profondità, porta con sé tutto quello che in quel momento sta passando sopra di essa. Una pesca a tentativi, non è detto che ci sia qualcosa, però un tempo era molto molto pescoso. Sono dei posti suggestivi che oggi sono anche punti di ristorazione, punti di ristoro anche per noi ciclisti, che vengono utilizzati molto dai turisti locali, appunto adesso anche dai cicloviaggiatori che vengono sulla ciclovia dei Trabocchi. Grazie alla pista ciclabile che ha ovviamente preso il posto dalla ferrovia adriatica nel 2005, e quindi praticamente è molto più accessibile questo tratto di costa, è molto più vivibile e osservabile appunto dalla pista ciclabile e dalla statale 16, quindi c'è la possibilità di accedere direttamente ai trabocchi e alle spiaggette e alle calette locali. Non tutti. Abbiamo lasciato la costa, ci inerpichiamo verso l'entroterra, la parte che va verso i monti delle ciclovie della costa dei Trabocchi, che in totale, compreso il tratto costiero, arriva a ben 320 km di piste, tutte ciclabili, perfettamente segnalate. Siamo arrivati a Ortona, qui c'è una delle 4 bike station della ciclovia della costa dei Trabocchi, c'è Mariolina che ci assiste, qui si noleggiano biciclette elettriche, pedale assistite e biciclette muscolari. Esatto, sono tutte bici sia normali che a pedalata assistita, quindi potete tranquillamente godere della vista della costa dei Trabocchi facendo anche poca fatica, quindi è per tutti. Tra punti di noleggio sono anche punti di ciclofficina? Certo, ci sono i ragazzi che si occupano di tutta la formazione tecnica, quindi eventuali forature, si occupano di tutto. Via alle spalle Ortona, questo è il tratto costiero che stiamo percorrendo in compagnia di Luciana che ci scorta della Civitarese Viaggi, che è una tour operator che collabora con il GAL. Una pista che è quasi tutta in pianura, quindi è un po' accessibile a tutti, con i vari punti di ristoro. Anche per le bici elettriche come queste ci sono punti per ricaricare, quindi delle stazioni per ricaricare le bike.